Dottor Claudio Pensieri ha scritto un libro molto, sul rapporto molto delicato tra medico e paziente, un rapporto che molto spesso aiuta anche la guarigione del paziente, dato dal punto di vista umano proprio. Sì, quello che spesso riscontrano i pazienti dal punto di vista medico è una mancanza dell'ascolto da parte del medico. E dato che ogni paziente non è solo una patologia, un numero, un letto, ma è un essere umano, quello che vogliono i pazienti è un rapporto umano con il medico, che poi aiuta nel processo di cura. Basti pensare che molti pazienti non seguono le prescrizioni del medico. Non ricordano le informazioni che gli vengono fornite e spesso è dovuto a una frettolosità che ha il medico nel parlare con i pazienti. E spesso questa frettolosità è a livello emotivo, li si sentono di fretta, non essendo in uno stato interno, in uno stato d'animo adeguato a fare il loro lavoro, poi chi ci rimette alla fine è il paziente stesso. Quindi non è soltanto l'etica professionale, insomma, del medico, ma deve anche essere un'attenzione molto molto importante del medico nei confronti del paziente. Come le è venuta questa idea? Perché ha sentito l'esigenza di scrivere un libro su questo argomento? Mi è venuto in mente semplicemente a seguito di tutta una serie di formazioni che facciamo in Italia su questi temi, per esempio in Basilicata sono molto attivi, la regione Basilicata, e dopo una serie di formazioni, di esercizi, ho deciso di mettere nero su bianco tutte queste tecniche che hanno avuto un buon esito dal punto di vista sia sanitario che dal punto di vista paziente-medico e ho deciso di divulgarlo il più possibile, anche perché in Italia non è molto considerato questo come disciplina, cioè se voi pensate al curriculum che ha un medico giovane, lui ha esami di patologia, esami di statistica sanitaria, esami di chimica, ma non esiste niente che lo formi alle tematiche della relazione interpersonale, quando forse non tutti sanno che la maggior parte delle cause legali che vengono fatte in ambito sanitario sono proprio dovute a una mancanza di rapporto umano, di rapporto medico-paziente, a un'incomprensione da questo punto di vista. Il Tribunale dei diritti del malato poi confermerà questi dati. Ci sono quindi una serie di esercizi veri e propri, cioè diviso proprio in esercizi pratici e ci faccio un esempio. Sì, partiamo dal perché ci sono gli esercizi. Voi pensate a un medico che ha studiato 6 anni medicina, poi altri 6 la specialistica. Se noi gli offriamo un libro di teoria sulla comunicazione, lui sicuramente non lo leggerà o comunque non le metterà in pratica e questo va a discapito dei pazienti stessi. Ho deciso di fare un libro per esercizi perché così ogni medico può un giorno a settimana, un giorno al mese prendere uno di questi esercizi e farseli. In questo modo allora si scende nella pratica, perché questo è lo scopo, è cambiare nella pratica il rapporto tra medico e paziente. Lei mi chiedeva un esempio di esercizi. Un esempio può essere la tecnica dell'ancora. Viene spiegato nel libro come si fa un'ancora. Voi direte che cos'è un'ancora? È richiamare uno stato interno a tuo piacere. Per esempio, un'ancora naturale è una canzone che ti piace. Se tu sei in una giornata un po' strana, ti senti depressa, poi senti quella canzone che ti piace, automaticamente risale in te quello stato d'animo legato a quella canzone, giusto? Però questo non è un processo che dipende da te, perché la musica viene da fuori. È possibile fare lo stesso processo, quindi legare un gesto ad uno stato interno, a uno stato d'animo. Perché è importante questo? Primo, perché così il medico, quando fa il suo lavoro, sarà nello stato adatto a fare il suo lavoro. Secondo, perché molti pazienti hanno necessità di imparare a gestire le proprie emozioni. Pensiamo a tutti i pazienti ipertesi, per dire, o tutti i pazienti che hanno problemi di stati d'angoscia prima di un'operazione, dopo un'operazione, creargli una prima della chemioterapia, per esempio. Creargli un'ancora, aiutarli a crearsi un'ancora è sicuramente un mezzo per il sanitario per aiutare il paziente nella fase pratica e clinica e fare qualcosa di diverso del semplice intervento tecnico. Quindi è molto legato comunque all'aspetto psicologico, ma mi viene in mente addirittura che sono esercizi che potrebbero pure assomigliare a, non so, improvvisazioni teatrali. Beh, non parliamo di improvvisazione qua, direi più un modo di fare. Quando il medico sente di non essere nello stato interno, nello stato d'animo adeguato a fare il suo lavoro, dovrebbe capire che è il momento di farsi un'ancora, quindi non è proprio un'improvvisazione.
da un altro punto di vista hai detto, hai pensato Al legame psicologico. a. La psicologia, ni. Non vogliamo creare degli esperti, non vogliamo dare al medico dei compiti da psicologo. Vogliamo fornirgli solo quegli strumenti che lo aiutano nel suo lavoro, quindi non gli chiediamo di capire i processi psichici dei pazienti, ma solo imparare a gestire i propri, per così poi aiutare i pazienti. Questo manuale, questo libro è per alcune categorie di medici o per tutti i medici in generale? Questo libro in realtà non è solo per i medici, ma è per tutte le persone che lavorano in ambito sanitario. Non sottovalutiamo il lavoro degli infermieri o delle infermiere, perché sono loro che stanno a stretto contatto. Poi dobbiamo calare nella pratica. Il medico quanto tempo ha di stare con un paziente? Nel suo lavoro non ne ha tantissimo, sono più gli infermieri che passano del tempo. Quindi ecco perché è rivolto a tutti i sanitari in generale. Grazie mille per il suo tempo. Grazie a lei.